Ciao a tutti, mi trovo all'aeroporto di Lisbona, sto per partire per Fortaleza con un altro gruppo di persone per fare un campo missioni nei centri di Nuovi Orizzonti, vi terrò informati. Ciao. Da diversi anni mi è stato proposto di visitare alcune missioni in Brasile, in una zona molto povera nell'entroterra del Nord-Est, e finalmente eccomi qui. Quel che mi attira è l'idea del viaggio, che da sempre caratterizza la mia vita, essendo un curioso e un cercatore in continuo ascolto, sapendo che ogni incontro, ogni storia, ogni particolare può arricchirmi. A queste immagini, catturate con il telefonino, ho cercato di dare cuore e verità, perché mettersi in donazione, e questo potremmo farlo tutti, secondo me è uno dei segreti per la felicità, nel senso che quando si vive un'avventura come questa, si pensa di portare qualcosa, ma in realtà si riceve molto più di quel che si dà. Io mi trovo nella mia camera di albergo, hotel che si chiama Hotel Recanto, all'interno di una grandissima cittadella che contiene altre realtà comunitarie oltre a quella di Nuovi Orizzonti. È bellissimo questo albergo perché è al centro di questa realtà. Abbiamo potuto dormire poco perché fra qualche ora ci metteremo in cammino per raggiungere Quixadá, che è a circa 3 ore di macchina. Adesso quindi stiamo lasciando proprio questa oasi nel deserto praticamente. Questo bellissimo. È il centro dove ci si riunisce con tutte le comunità. Ok. Quella là è la Fazenda Speranza, che fa il recupero delle ragazze con problemi di alcol e droga. A sinistra è il sonnascente, che ci sono i malati terminali di AIDS, gli adulti. Qua sulla destra è l'oasi della pace e comunità di adorazione. Sulla sinistra Nuovi Orizzonti. Grande! La falegnameria è la casa, questo qua sulla destra è Shalom, questo qua sulla destra è il cammino che è per il reinserimento sociale dei carcerati. Qua giù c'è il circo, che è un centro di evangelizzazione attraverso le arti circensi. Ah, che bello, bellissimo! Condivido questo mio viaggio con lui, Don Davide. È un fratello per me. Ci conosciamo dal 2005 e ci vogliamo molto bene. Tanto che ho voluto fosse il padrino al battesimo di mia figlia Beatrice. È un ragazzo pieno di entusiasmo, innamorato della vita e desideroso di portare l'insegnamento di Cristo alla gente, per strada, alle persone più lontane. Davide è assistente spirituale di Nuovi Orizzonti, un'associazione privata internazionale che si occupa di tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio. Attraverso il mio piccolo cammino di fede, affianco e supporto Nuovi Orizzonti ormai da 12 anni ed è diventata la mia seconda famiglia. Eccoli i piccoli della cittadella che ci salutano con i loro sorrisi, le urla, l'entusiasmo. La vedete questa gente qui? Si è sentita accolta e amata immediatamente. Sono persone con un passato difficile, il più delle volte terribile. Bambini che hanno subito abusi, che sono stati abbandonati, donne che si prostituivano, uomini alcolizzati, tossicodipendenti. Qui si respira amore, che è la vera cura, a prescindere da chi tu sia stato e da quali brutte esperienze tu possa aver vissuto. Dopo canto, come si dice? Sì, grazie. È mio? Obrigado. Visto, canta, dice, canta. Chi non rimarrebbe estasiato dall'accoglienza
dei bambini, soprattutto perché poi ci sono dei bambini. Pensa che c'è stata una bimba piccolissima, simpaticissima, che mi ha buttato un mare di petali di fiori. E poi c'erano questi due gemellini che sono stati accolti qui in comunità e che dovranno naturalmente, ci auguriamo tutti, trovino una famiglia. Poi tutti i ragazzi, prima c'era Jackson che mi raccontava la sua vita, tutta gente che è riuscita ad uscire da delle vite pazzesche qui, non scherzano qua, o finiscono male o finiscono ai margini delle strade aspettando la morte, la fine della loro esistenza. E hanno tutti trovato qui non una persona che ha giudicato quello che ha fatto, ma una persona o tante persone disposte a dire: non importa quello che hai fatto, adesso vieni perché devi ritornare ad essere quello che eri prima di non essere nulla. Allora, io sono qui con Don Davide, ci troviamo esattamente nel centro, quasi nel centro di Kishada. Là in fondo c'è un gruppo di persone, quelle sono le mamme che aspettano i pacchi mensili dei viveri, degli aiuti che vengono dati ogni mese a queste famiglie. Sono 200 famiglie, pensate, sono mamme che fanno anche un'ora di cammino per prendersi da sole un pacco da mettere in testa e portare alla famiglia, che può bastare per mezzo mese. 200 famiglie che vivono nella povertà assoluta, nelle favelas di questo stato, nel nord-est del Brasile, nell'entroterra, il Sertão. Avviene alle 8 del mattino, ma loro sono già qui dalle, qualcuno anche dalle 5 del mattino, perché non vuole perdere questa occasione importante. Sì. Allora, loro vengono qui, ognuna di loro ha un cartoncino con un numero. Questo numero è molto importante perché significa che il bambino di quella famiglia ha un padrino in Italia che manda gli aiuti economici per lo sostiene a distanza. 600 famiglie venivano mantenute. Oggi purtroppo 200, perché l'entusiasmo è partito alle stelle e poi le persone si sono dimenticate di contribuire ogni volta, di rinnovare questo impegno. Allora è importante rialzare i dati, che all'inizio di questa avventura di Nuovi Orizzonti qui in Brasile erano molto alti. Andiamo a portare i pacchi. Adesso Don Davide c'ha l'altro. Grazie. Ok. Mi guardo intorno e mi rendo conto di quanto sia delicato e difficile gestire tutto questo. È fondamentale l'operato dei volontari, di tutte quelle persone che dedicano il loro tempo, le loro energie in modo incondizionato per far sì che tutto vada come deve. E qui non si scherza, perché se qualcosa non funziona può fare la differenza tra la vita e la morte. Questa è una casa... No, si vede già di più la luce qua, eh? Mamma mia, ragazzi. E poi è anche grande questa, sì. Guarda, ci sono anche i giochini dei bimbi. Questo è il punto per grandi dei bambini. Esatto, questo è fango, eh? Questo è fango. In questa casa non hanno l'acqua né il bagno. Si lavano con i vestiti addosso. Se tu guardi, non c'è un bagno. Ah, ok.
incredibile. La bombola. Hai giù da asciuga, sì. Un po' di burracato. Quando piove, perché ultimamente stava piovendo, sono caduti dei pezzi, vedi che ci sono i buchi, li hanno tappati con materiale d'emergenza. Case di fango, guarda. Vedi? Sassi. Guarda qua te. Qui c'è tutto. Il loro mondo. Impressionante, eh? Incredibile. Tutti oggetti di recupero fondamentalmente che servono per far volume, solo che qui quando piove, la stagione delle piogge, poi questo rischia di sfaldarsi tutto. Perché, vedi, guarda, faccio così e vengono proprio via i pezzi. Questa è una casa abbandonata, peraltro una delle poche ad avere alcuni muri in mattone. La povertà è cruda. È difficile da capire cosa significhi veramente vivere senza tutti i comfort a cui siamo abituati. È proprio vero che quando non hai quasi nulla, allora ogni piccola cosa diventa preziosa. Olio, olio. Sopra, com'è che si dice? Sopra. Sopra. Allora, voi siete volontari, offrite, date il vostro volontariato per qualche mese qui, no? Sì, sì, e ogni anno si organizza un campo lavoro in cui chi può viene qui e fa la propria esperienza e un mese, due mesi. Okay, ognuno di voi decide quanto offrire di se stesso, no? Sì, sì, sì. Sì, sì, anche se quando è organizzato il campo lavoro magari è fisso, ma chi può rimanere più a lungo e dare più tempo a questa missione, all'associazione. Infatti la cosa bizzarra è vedere che non parliamo la lingua, no? Perché stando così poco tempo non riusciamo a imparare il portoghese, però magari basta un abbraccio. C'è un linguaggio comune in queste cose, certo. Ecco, un linguaggio non verbale, veramente si sente e si vede, ci sono dei sorrisi che nascono. Perché quello che ritorna in termini di emozioni, sensazioni, scambi, abbracci, sorrisi, emozioni, non vale la cesta, non vale l'impegno. Lo puoi descomprare con me così. Ah, ti parlo. Ciao. Che roba, oh! Compra la roba per cucinare. Poi ci hanno dato il chewing gum. Emanuele. Cioè ci hanno dato il chewing gum. Capito? Cioè loro ci hanno dato il chewing gum. Siamo in 500 ettari di terra sotto una montagna in una zona del deserto brasiliano, la più povera, che dopo 6 anni è fiorita. Che normalmente qui è tutto secco, come la terra qua, così. Sì, sì, è tutto secco, pieno di serpenti, tarantole. Allora, oggi saranno almeno 32-33 gradi ed è inverno. Sì, è il momento più fresco in assoluto di questa zona d'equatore del nord-est. Qui ragazzi hanno dentro la cittadella cielo, ci sono le comunità per i bambini maschile, le comunità per i bambini femminile, ci sono le comunità per i ragazzi accolti dalla droga, dall'alcol, dalla prostituzione, c'è una fazenda agricola con le mucche, con i maiali, con il lavoro che può dare un futuro a questi ragazzi e un'autosussistenza a tutta la cittadella che è immensa, grandissima. Guardate che meraviglia questo orto, tutto pulito, tenuto in ordine, bellissimo.
copertura per il sole, perché c'è un sole molto forte. Il bossolo di una sparatoria tra spacciatori dentro il corpo. Cinque volte gli hanno sparato. Delle storie comunque al limite tra l'inferno vero e oggi una rinascita incredibile. Prima ci hanno detto, Jesse ci ha raccontato, che qui ha sperimentato, questo è un punto forse in comune di tutti, Filippo, di essere amato per chi lui è. Esatto. E questo è... vedo sì, che dici chiaro. Di sì. Lo sai, intende? Sì. Intende? Sì. Vedi? Io valo che lo so. E ovalo che so, ciò che sono, sento amato per ciò che sono. Senti, vedo tutti i tuoi aiutanti qui, chi sono questi ragazzi e soprattutto cosa coltivate? Io vedo, riconosco certi prodotti, ma mi piacerebbe che tu lo dicessi. Qua noi coltiviamo i pomodori, okay. I cibolini. I melanzani. Ti va di raccontarci un po' come sei arrivato qui, insomma, quanto tempo fa? Chi sei? Io sono arrivato qua fa 15 anni. 15 anni fa? 15 anni fa. Oh, di una storia difficile di tossicodipendenza. Ok. Quanti anni avevi? 15 anni. 15 anni. Giovanissimo. Io ero di una famiglia un po' che mi prendeva, una famiglia... Dopo 15 anni mi sono... Diciamo, sei ribellato alle regole. Sei ribellato proprio e sei andato a scoprire questo che nella mia testa diceva che era la felicità. Questo mondo della tossicodipendenza ha devastato la mia vita, proprio del giorno alla sera. Ho venduto tutto quello che io avevo. Ho venduto tutto quello che aveva la mia famiglia per comprare la droga. Per comprare la droga, perché ha iniziato tutta quella fantasia di divertimento, della festa, di andare a ballare, a si drogare, era tutto, diciamo, era tutto per me, era tutto la gioia. E io volevo veramente vivere questa gioia, però a trovare in un posto sbagliato. Alla fine, oggi, dopo 15 anni in Orizzonti, sei un padre di famiglia, un marito, un responsabile che aiuta tanti altri. Abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. E anche questa avventura per me finisce. Non posso non ricordare naturalmente la ragazza in favelas che mi ha donato la sua gomma da masticare ancora nella cartina, quindi il poco che aveva. Anche a noi è capitato di dare qualcosa, no? Ma di solito è il nostro superfluo che diamo. C'è una cosa che ci accomuna tutti quanti, i poveri, i ricchi, il tempo. Il nostro tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Speriamo di poter avere tante occasioni per donare il nostro tempo a chi è in difficoltà. Miracolo.
siamo fatti.